Può valere il classico detto cinematografico buona la prima per quanto riguarda il rientro a scuola degli studenti delle superiori nella città metropolitana di Firenze. Nessuna criticità è infatti emersa né nei pressi degli istituti scolastici né tantomeno presso le fermate dei bus. Merito non solo del rafforzamento del numero dei mezzi e delle corse, ma anche e soprattutto degli operatori dei progetti Ti Accompagno e Scuole Sicure. Circa 200 unità tra agenti delle polizie municipali, della polizia provinciale della metrocittà, steward privati, facilitatori delle aziende di trasporto e volontari della protezione civile che hanno aiutato e non poco gli studenti soprattutto la mattina nella fase di ingresso, come ci spiega Giacomo Capecchi, steward dell'iniziativa Ti Accompagno, impegnato a Firenze in una delle zone considerate più critiche, ovvero Via della Colonna, a causa della presenza dei licei Michelangelo e Castelnuovo. Diciamo, in generale gli studenti si sono comportati bene. Abbiamo avuto più problemi con qualche persona più adulta, ma gli studenti bene. Non avevano tante informazioni per quanto riguarda le tempistiche degli autobus che sarebbero arrivati molto più ravvicinati nei confronti dei periodi precedenti, anche perché sono state aumentate le corse e quindi tendenzialmente erano più da informare che praticamente se perdevano quell'autobus prendevano subito l'autobus successivo. Diciamo nel momento più di punta, verso l'8:15, dove praticamente si avvicinavano più alla prossimità della scuola, lì c'è stato un pochino, abbiamo dovuto far scendere della gente dagli autobus, però hanno visto anche che nel tempo di scendere sono dopo un minuto risaliti su un altro. Tendenzialmente, stamani mattina la partenza era quella, che forse preoccupava un pochino per l'informazione. La difficoltà dobbiamo vedere ora all'uscita delle scuole, dove in realtà c'è un flusso che è più grande e non diluito, tipo l'arrivo dei ragazzi da varie linee per poi arrivare presso l'istituto scolastico. Spaesamento che si è comunque dissolto grazie all'intervento degli operatori e che infatti non è stato minimamente percepito all'uscita dei ragazzi da scuola, i quali in maniera diligente hanno seguito le istruzioni degli accompagnatori sotto gli occhi più che soddisfatti dell'assessore alla mobilità del comune di Firenze, Stefano Giorgetti, presente in Via della Colonna per monitorare la situazione e il funzionamento dell'organizzazione del trasporto pubblico locale. Siamo venuti qui in Via della Colonna perché abbiamo due istituti importanti che escono distanziati di un quarto d'ora, vediamo come funziona e come funziona anche con i mezzi che abbiamo messo sull'urbano, che sono le riserve che vengono chiamate dagli addetti in caso di necessità, come in questo caso ora qui avevamo un bus fermo in attesa appunto degli studenti. Io credo che a vedere così in questo momento mi sembra stia andando tutto molto molto bene. Però stasera faremo un punto della situazione e dobbiamo verificare anche i prossimi giorni. Dobbiamo verificare soprattutto anche i giorni, per esempio, quando piove, se cambiano le situazioni oppure no. Quindi ci sarà una settimana in cui controlleremo tutte le varie fasi e se ci sono da fare degli aggiustamenti li faremo. Non abbiamo avuto particolari problemi, nemmeno dove abbiamo fatto le modifiche legate ai futuri cantieri della tranvia. Io sono stato e ho visto un po' la situazione intorno anche a Piazza della Libertà, fra l'altro l'ultima modifica abbiamo migliorato molto anche al Ponte Rosso, via 20 settembre, quindi da questo punto di vista per ora sta funzionando tutto molto bene, siamo soddisfatti. Soddisfazione ovviamente anche per il sindaco metropolitano Dario Nardella, che ha fatto il punto della situazione in un incontro che ha visto la partecipazione dello stesso assessore Giorgetti, dell'assessore all'educazione Sara Funaro e del comandante della Polizia Municipale di Firenze Giacomo Tinella, rilevando come non vi siano state criticità di grossa portata non solo a Firenze città ma in tutto il territorio metropolitano. Si sono rivelati molto utili e efficaci gli steward, i facilitatori alle fermate, e poi abbiamo anche registrato un ottimo lavoro di coordinamento e organizzazione dei dirigenti scolastici che vorrei ringraziare. E poi una risposta dei volontari sopra ogni aspettativa. Nel giro di pochissimi giorni abbiamo ricevuto disponibilità di più di 100 volontari coordinati dalla Protezione Civile. Direi quindi che tutto ha funzionato, ora dobbiamo garantire continuità. Quindi speriamo di poter fare non solo questa settimana ma anche la prossima settimana l'attività degli steward, con gli aiuti economici necessari, ne parleremo con la Regione, in modo che poi il modello possa continuare da solo, e ci auguriamo che anche a livello nazionale non arrivino input di ordine opposto a quello sul quale stiamo
stiamo lavorando. Tutto si è svolto regolarmente e ordinatamente senza grosse criticità, osserva Francesco Casini, delegato alla mobilità della città metropolitana di Firenze e sindaco di Bagno a Ripoli. Siamo riusciti a garantire una riapertura regolare delle scuole e il trasporto in sicurezza per tutti gli studenti. Adesso lavoreremo per migliorare ulteriormente il servizio.